Salve, buonasera. Non sento la domanda. Adesso microfoniamo Angelo, vediamo un po' se riusciamo. Sì, naturalmente adesso a passare anche l'auricolare. Eccolo qua, Sabrina. Accorgimenti tecnici, ma adesso ci siamo. Eh sì, buonasera Peruzzi, naturalmente è una sconfitta che lascia molto l'amaro in bocca, perché stavamo commentando, no, proprio il modo diverso, quell'atteggiamento mentale che Inzaghi, dopo la sconfitta contro la Juventus, aveva chiesto ai suoi ragazzi, ha detto contro la Juve c'è una mentalità che non è andata. Oggi invece c'è stato, perché veramente in ogni modo possibile i ragazzi hanno cercato di metterla dentro. Però dicevamo, il calcio alla fine è anche questo, alla fine arriva la beffa e questa doccia fredda del Chievo a pochi minuti. Sì, purtroppo abbiamo fatto secondo me un'ottima partita. Abbiamo giocato 90 minuti benissimo, poi abbiamo concesso un'occasione e purtroppo abbiamo perso. E ci sta, nel calcio ci sta. Purtroppo dispiace tantissimo, perché dopo aver giocato una partita dove abbiamo creato 10-12 palle gol, non buttarla dentro dispiace. Però il calcio purtroppo è anche questo, e ci sta che si perda. E a me la squadra non è demoralizzata, è dispiaciuta tantissimo, perché era sicura, specialmente nel secondo tempo quando siamo rientrati, di poter vincere la partita. Poi purtroppo l'abbiamo persa, questo sì. Io chiedo a nome dell'esperienza di Angelo Peruzzi, come si può ripartire dopo una sconfitta così, perché dopo una partita dominata, dopo un sacco di occasioni create, abbiamo detto anche qualche episodio arbitrale controverso, c'erano un paio di situazioni francamente poco chiare, una ammonizione a Milinkovic oggettivamente che non c'era né in cielo né in terra, immagino ci sia una rabbia tale da poter affrontare i prossimi impegni con grande stimolo, o sbaglio? Noi siamo consapevoli di aver fatto una buona gara a prescindere dal risultato. È logico che purtroppo sono 3 punti persi, però la prestazione c'è stata, non è che non c'è stata. Ripartiamo prima di tutto dal nostro capitano, perché Biglia, il nostro capitano, è un ragazzo eccezionale, con delle doti notevolissimi, e un po' mi è dispiaciuto che qualche pseudo tifoso ha attaccato il ragazzo alla fine della partita, perché questo non ci sta, non ci sta minimamente, perché è un ragazzo veramente che con uno spirito di abnegazione che non ce l'ha nessuno in questa squadra, e sembra che adesso qualsiasi cosa succeda è colpa sua. Assolutamente no. Biglia è il nostro capitano, rimarrà il nostro capitano, è la persona che tutta la squadra segue. Parole forti e anche dure da parte tua. Ti chiedo, visto quello che è successo anche nel post partita, abbiamo raccontato questo diverbio, chiamiamolo così, ma in realtà sono stati proprio veri e propri insulti da parte di uno pseudo tifoso, come diceva Peruzzi poco fa. Ecco, oggettivamente immagini come queste non possono rasserenare l'ambiente, quindi immagino anche la sensibilità di questo ragazzo che conosciamo bene, insomma, è stato colpito forse da questo fatto, chiaramente, anche con la famiglia che era allo stadio. Dispiace della situazione, questo sì, però andiamo avanti. Il ragazzo, come ho detto, è eccezionale, quindi capirà benissimo la situazione, domani ne parleremo, ma penso che, mi auguro che finisca tutto qua. Sono domande da studio per il club manager Angelo Peruzzi? No, direttore, assolutamente no. L'unica cosa invece è che ci uniamo calorosamente alle sue parole, davvero di sostegno per il nostro capitano, grande quello, il pensiero che lei appunto ha detto, che nessuno tocchi il nostro capitano, che nessuno tocchi la Lazio in generale, anche perché oggi, come ha detto lei, abbiamo giocato, poi pazienza, l'ha messa dentro il Chievo, vorrà dire che la prossima volta lo faremo noi davvero. Grazie davvero, direttore. Grazie a voi, arrivederci.